Ritorna il rosso nero e lo fa anche sulle magliette, ritorna quindi il sereno. Gli imprenditori italo-americani Natale Scalzi sembrano essere diventati la soluzione a tutti i problemi della nocerina, la panacea contro ogni male, ed è quello che si augura ogni sostenitore molosso e tutti quelli che seguono e danno a cuore le sorti dei rossoneri. Alla Galleria Maiorino, super affollata di tifosi, più che una conferenza stampa è andata in scena la presentazione di nuovi dirigenti che hanno rilevato il titolo della nocerina. C'erano i sindaci delle due nocere, giornalisti simpatizzanti, giornalisti tifosi e quelli che lo fanno per mestiere col sudore della fronte. Un solo momento di tensione, diciamo così, quando il duo Natale Scalzi ha affermato che il passaggio non è avvenuto a titolo gratuito, come era stato asserito dall'ex presidente Maiorino. Questa non è la verità. Sì, purtroppo, sì, va bene, io purtroppo la situazione, queste cose non dovrebbe parlare, oggi è una giornata molto speciale per noi e vi auguro il meglio e buona fortuna all'ex presidente. Ma queste sono cose che appartengono al passato, anche se saremmo curiosi di conoscere quanto sia costato l'affare nocerina ai due italo-americani. Non tante le parole dette in questo primo appuntamento, ma solo sorrisi, qualche affermazione che ha fatto crescere l'entusiasmo tra la gente. Alcune cose già si sapevano: Ciro Raimondo nuovo DS, maglia rossonera di nuovo in campo sulle spalle dei giocatori che stavano utilizzando solo la gialla o la bianca, qualche nuova pedina inserita in rosa. Altre si conosceranno cammin facendo, con la speranza che il progetto possa essere serio, duraturo e immediatamente vincente. Ecco Giancarlo Natale e Raffaele Scalzi. Di questi giorni, cioè, il momento che sono atterrato a Nocera, si sente l'entusiasmo e l'energia del nocerino. Io ho cercato di investire nel calcio nel sud d'Italia. Io ho visto tanti americani che hanno investito nel nord. Io sono origine del sud, Nocerina, bella piazza, siamo molto contenti di essere qui. Ti posso promettere, da questo momento in poi andiamo solo avanti. Cioè, la società era quasi allo sbando. Io ci provo a fare quello possibile, poi portiamo ad alti livelli. Io copiamo Giancarlo Natale, presidente, ora nuovo presidente della Nocerina, e io Raffaele Scalzi, vicepresidente. Siamo da Boston, Massachusetts, ne occupiamo di eventi. Io ho 3 ristoranti a Boston e Giancarlo fa un po' di agenzie immobiliari e eventi grandi. Insieme facciamo un evento che si chiama Boston Pizza Festival. È uno dei più grandi eventi della pizza negli Stati Uniti. Abbiamo cominciato con quello e ora lo facciamo a Los Angeles, Atlanta e altri paesi in America. Quest'estate abbiamo visto che la nocerina era in difficoltà e abbiamo pensato di fare questa mossa insieme e l'abbiamo fatto. Ci dobbiamo riorganizzare tutto, la squadra, la sistema in cui si fanno le cose, dobbiamo cambiare tutto. In futuro vogliamo arrivare a Lega Pro. Dal punto di vista tecnico si continua con Cavallaro? Sì, per adesso si continua com'è. Sì, ma anche dobbiamo vedere questa stagione e come va. Dobbiamo investire nel mondo del calcio, nella famiglia del sud Italia. Vedi che tutti gli americani buttano i soldi in nord Italia. Io sono con il sud e abbiamo visto questa grande opportunità con la nocerina, un tifoseria spettacolare, cioè appassionate, incredibile. E niente, sono qui e sono il numero uno di cosa. Valerio, stiamo tornando. Grazie, come sempre, forza non c'è.